Acclamiamo al Signore, che significa acclamare, significa chiamare il Signore e chiamarlo insieme. Però il Signore è qui in mezzo a noi. Bisogna prendere coscienza della presenza del Signore. C'è una presenza, diciamo, a livello di comunità, perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ma c'è anche una presenza individuale del Signore. L'anima del giusto, e pensiamo che tutti siamo giusti, tutti siamo in grazia di Dio, e in abitazione di Dio, uno è trino. Dio abita in ciascuno di noi, come in un tempio. E se noi siamo tutti qui riuniti, e siamo tutti individualmente tempio del Signore, siamo tutti in abitazione di Dio, figuratevi quale in abitazione di Dio, a livello di gruppo, a livello di comunità viene prodotto in noi. Veramente Dio si tocca e Dio si fa toccare. Però la base dell'inabitazione di Dio in una comunità è l'inabitazione di Dio in ciascuno di noi, perché noi siamo veramente il Tempio di Dio. Come Dio abita in noi è difficile dirlo. Tutte le astruse spiegazioni di teologi non soddisfano, perché entriamo in un mistero. Però una cosa è vera, che Dio abita in noi quasi corporalmente, come in un tempio. Però stiamo attenti, la inabitazione di Dio in noi è vitale. Non è come l'abitazione, diciamo, della pisside dentro il tabernacolo. Dentro il tabernacolo c'è la pisside, dentro la pisside ci sono le ostie. Allora ne possiamo dire che il tabernacolo è il tempio di Dio, sì, ma è il tempio locale di Dio. Localmente Dio è presente, ma non vitalmente, non partecipativamente, cioè il tabernacolo non partecipa, non vive dalla presenza di Dio. Invece non è così in noi. In noi non soltanto localmente abita Dio, ma vi abita così vivo, per cui Dio ci rende partecipi della sua presenza e ci invita a fruire della sua presenza. Perché Dio abita in noi? Innanzitutto, quando diciamo che Dio abita in noi, non è soltanto lo Spirito Santo che abita, è un'appropriazione che noi facciamo. Se qualcuno mi ama, cioè se qualcuno ha il mio Spirito, io e il Padre verremo in Lui e faremo abitazione in Lui. Sono le tre divine persone insieme che ci inabitano. Sono dentro di noi. Queste divine persone conservano la grazia di Dio, la grazia di Dio che è partecipazione della divina natura. Viene attribuita alla presenza delle tre persone la continuità nella grazia. Se per un momento cessasse la inabitazione di Dio nell'anima del giusto, cesserebbe la grazia di Dio e conseguentemente la partecipazione alla divina natura. Però, perché Dio abita dentro di noi? Perché la grazia si sviluppi dentro di noi, perché cresca dentro di noi,
ci rende partecipi di Dio, ma anche, così diciamo, ultimamente, come fine ultimo, questi in abitazione mira alla fruizione di Dio anche in questo mondo. Per cui è una inabitazione fruitiva. Dio è presente in noi perché noi possiamo fruire della presenza come una persona fruisce della presenza di un altro, di un amico, di una persona intima. Questo avviene nei santi in maniera psicologica, per cui è un fatto ontologico, diciamo, in termine classico, ma è anche un fatto psicologico, un fatto mistico. Cioè Dio inabita noi perché noi possiamo fruire di Lui, gioire di Lui. I santi che avvertivano questa presenza di Dio si sentivano inabitare da Dio, anche prima di conoscere il mistero, prima di conoscere la dottrina. Santa Teresa d'Avila si sentiva inabitata da Dio, non sapeva come, cominciò a studiare, cominciò a interrogare i teologi. Elisabetta della Santissima Trinità, una mistica moderna, si sentiva inabitata da Dio. Questa esperienza la disse al suo confessore, che era un grande teologo, ed è attraverso le esperienze dei santi che i teologi cominciano a creare quegli argomenti per dire come questa Divina Trinità abita in noi. Però è un fatto che Dio abita con noi, vive con noi, e vive con noi non soltanto per dirigere la nostra vita, per conservare la vita di grazia, e cioè la partecipazione alla divina natura, ma anche perché noi possiamo entrare in contatto personale con le tre divine persone e fruire della presenza del Padre, del Figlio e dello Spirito. Tutto questo comporta una, possiamo dire, una, sì, un'esperienza da parte nostra, ma un impegno a vivere dentro, a vivere dentro, ad essere presenti a Dio. Quando noi siamo presenti a Dio e Dio è presente a noi, allora mi viene che se tutta la comunità è composta di queste persone che vivono alla presenza di Dio, che fruiscono della presenza di Dio, che sentono la presenza di Dio, una comunità di presenti a Dio è una comunità meravigliosa. E allora la preghiera corre, Dio si fa palpabile in questa comunità, e a questo dobbiamo arrivare. Lasciamo via tutte le cembrusaglie che ci impediscono il cammino, entriamo nella vita interiore, nella vita di esperienze di Dio, perché il rinnovamento è chiamato a questi due cammini: un cammino interiore di esperienze di Dio e un cammino esteriore di evangelizzazione. Ma tutti e due i cammini sono connessi tra di loro. Quanto più noi entriamo intimamente in Dio e Dio entra intimamente in noi, tanto più noi siamo capaci di portare Dio agli altri, di portarlo nel mondo e fare vivere il mondo. E allora acclamiamo questa sera al Signore e chiediamo che la Sua presenza sia viva dentro di noi, sia viva in mezzo alla comunità. Quando Dio è presente, non ci sono diavoli che contano, non ci sono sentimenti umani che contano, perché Dio presente manda fuori ogni cosa che non è Lui. Quando c'è un fare di luce, non ci sono più tenebre. Dove c'è un calore enorme, un fuoco divampante, non c'è più freddo. Così avviene in noi, in questa comunità.
alimentiamo questo fuoco e abbeveriamoci a questa sorgente di luce e rifacciamo il cammino verso Dio, verso l'alto, per poter fare un cammino verso il mondo che aspetta la luce del Signore. Alleluia. Io dimorerò in mezzo al mio popolo. Signore, tu dimori in mezzo a noi. Nel deserto tu avevi la dimora. Come dice il libro sacro, questa dimora durante il giorno era coperta da una nube misteriosa, e durante la notte era coperta da un bagliore, la si vedeva a distanza dove erano accampati gli israeliti, vedevano a distanza la dimora di Dio, era una tenda sormontata da un grande bagliore che si vedeva a tante centinaia di metri di distanza. Era la dimora visibile di Dio. O Signore, tu dimori in mezzo al tuo popolo, tu dimori nel tabernacolo, ma tu dimori dentro di noi, tu dimori vitalmente dentro di noi, tu dimori dinamicamente dentro di noi. Fa che noi rispondiamo a questa inabitazione, a questa dimora tua dentro di noi, con rapportarci a te, con vivere con te, vivere alla tua presenza. Lode e gloria a te, o Signore. Confermo le parole di Padre Matteo con Michea 2. Il Signore appariva agli occhi degli israeliti come fuoco divorante sulla cima della montagna. Mosè entrò dunque in mezzo alla nube e salì sul monte. Mosè rimase sul monte 40 giorni e 40 notti. O Signore, la gloria tua copre il monte. Ma se noi saliamo il monte del Signore, anche su di noi scenderà la gloria tua, e la tua gloria ci copre, ci mette come dentro una nube, la nube del tuo spirito. Signore, ti chiediamo di entrare nella tua gloria, di entrare nella nube. Però per entrare nella nube ed entrare nella tua gloria, bisogna lasciare la valle e salire sulla montagna. Fa, o Signore, che saliamo il monte del Signore con cuore mondo e mani pure. Lode e gloria a te, Signore. Gloria al tuo nome sulla terra. Gloria al tuo nome sulla terra. Fratelli e sorelle, se noi resteremo nelle nostre case, nei nostri abitacoli, e non usciamo fuori, non usciamo verso la montagna, non usciamo con i timpani e con le cetre, con i flauti a cantare e lodare il Signore, se non abbiamo una meta e non si crea in noi la psicologia della meta, ossia di raggiungere quella meta che è il Signore, che è sulla montagna, e restiamo sulle nostre sedie, le nostre abitazioni, le nostre condizioni mentali, noi non faremo niente, non potremo sperimentare il Signore. Per andare a fare esperienze di Dio bisogna uscire da noi, bisogna camminare,
bisogna cantare, salire in montagna, stando seduti o stando nelle nostre case, noi sentiremo il peso del nostro corpo, il peso del nostro tetto, l'aria della nostra abitazione. E allora la parola del Signore è uscita, uscite fuori, figlie di Gerusalemme, uscite fuori, il Signore è qui davanti a voi, che vi attende, camminate dietro a Lui, Egli vi condurrà dove Lui vuole e dove Lui sa. Ecco, fratelli e sorelle, ascoltiamo questo invito del Signore, balziamo dalle nostre sedie, dalle nostre situazioni e andiamo incontro al Signore tutti cantando. Alleluia! Quanto dice Padre Matteo è confermato da un messaggio arrivato dalla Fama, Isaia 2, versetto 3. Popoli numerosi verranno e diranno, venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie, e cammineremo nei suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge, e da Gerusalemme la parola del Signore. Grazie Signore, sciogliti adesso i calzari, sciogliti figlie di Sion, e cammina, saltando, lodando il tuo Signore. Tutte le impiedi adesso, saltiamo, caroliamo il Signore, usciamo da noi per un momento, andiamo incontro a Cristo. Dio Signore. Canta che ti passa, dice il Signore, canta che ti passa. Canto. Chi è triste cante, dice Giacomo, cantiamo al Signore. Canto numero 279. Grazie Signore Gesù, lode a te, oh Signore Gesù. Grazie per questa liberazione nei nostri cuori, oh Signore Gesù. Sì, sei tu colui che è libero, oh Signore Gesù. Sei tu colui che ci salva, oh Signore Gesù. Sei tu colui che ama ognuno di noi, Signore Gesù. Grazie per questo grande amore che ci hai donato, Signore Gesù. Grazie. Signore dice, uscite dalla foresta dove siete entrate, perché le vostre vesti si sono impigliate. Uscite in pianura, venite al sole, uscite dalla foresta. Le vostre vesti sono lacere, perché si sono impigliate negli sterpi della foresta, nelle liane. Uscite, uscite fuori, e vi chiamo in pianura. Io vi chiamo, venite, venite sui prati. Vi condurrò dalla montagna dove sto io. Venite, venite, uscite dalle vostre foreste, camminate, camminate con me e cantate con me. Io sono il Signore che vi precedo, io sono il Signore, il padrone del regge, io sono il pastore che apre la breccia, camminate dietro a me. Tu ya conti mai una chena moscia la ya. Verichinta autacatinto copet nishamata. Ascoltate questa mia voce stasera. Sono io che il Signore che vi parlo, che vi chiama la riscossa. Non fatevi opprimere dei vostri nemici. Uscite dietro a me e camminate con me. Sono io dove vi condurrò. Alleluia. Le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo, pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse, ricevete lo Spirito Santo. Lo Spirito mi prese e mi condusse nell'atrio interno. Ecco, la gloria del Signore riempiva il Tempio. Lode, gloria a te, oh Signore. Signore, la tua gloria è qui, in questo tuo Tempio, in questo momento. Tu ancora sei qui, ci mostra ancora il tuo costato,
le tue mani, i tuoi piedi, e ci dai la pace. Ci soffia lo Spirito. Signore, questo tuo Spirito abita in noi. Ti chiediamo, Signore, di vivere del tuo Spirito e di lasciarci condurre dal tuo Spirito. O Gesù, siamo qui, attorno a te. Se tu non hai il tuo Spirito dentro di noi, non ci sarà pace nei nostri cuori, non ci sarà pace tra di noi. Se tu non ci dai il tuo Spirito, noi non potremo muoverci e camminare, non potremo lodarti e benedirti. Lode e gloria a te, oh Signore.